Ciao, ciao a tutti, bentornati nel canale di Patrizia, un bacio grande. Oggi vi faccio vedere la Look Fantastic Box del mese di ottobre. Guardate che bello il colore di questo mese, molto autunnale come edizione, un bel colore anche in stile con Halloween, questo viola misterioso, bello, bellissimo. È una scatola molto carina anche questa da collezione. Qui a forza di tenerle tutte, io non so più dove metterle. Sto pensando di fare una specie di scaffale mobile colorato, impilandole una sopra l'altra e dare un tocco di colore, giocare con i colori alla stanza perché mi dispiace veramente darle via. Credo che continuerò con l'abbonamento ancora per un po'. Ogni mese dico, vabbè, forse magari adesso disdico, passo ad altro e poi però. Non so, mi sono affezionata, mi dispiace. Allora, il mese scorso non vi ho fatto vedere il pacco perché per un errore mio è stato spedito altrove, perché in vacanza avevo fatto la modifica all'indirizzo per riceverlo anche durante le ferie estive e poi mi sono dimenticata di aggiornarlo, ma quella la recupererò comunque tra un po' di tempo, entro Natale rientrerò in possesso della box anche di settembre e poi comunque in un modo o nell'altro vi parlerò di quei prodotti. Ora siamo con l'edizione di ottobre, che è la Cosmic Edition, viene accompagnata sempre da questo editoriale che spiega cosa c'è all'interno. La box di Look Fantastic la potete trovare nel sito di Look Fantastic e facendo un abbonamento che può essere annuale, semestrale, trimestrale o anche solo una tantum. Ovviamente il prezzo cambia. Partiamo da, mi sembra, quasi 20 euro per la box una tantum fino a 15,50 euro per quella con abbonamento mensile che comunque può essere disdetto in qualunque momento. E all'interno trovate 5-6 prodotti a scelta della redazione di Look Fantastic, quindi a sorpresa, che il cui valore comunque supera sempre di gran lunga il prezzo che voi pagate. Per dirne, solo in una recente che ho preso c'era un unico prodotto che aveva un valore di più di 100 euro a fronte di 15,50 euro pagati da me. Allora, vediamo che cosa c'è all'interno di questo mese. La Cosmic Edition vuole presentare dei prodotti che sono fuori dal mondo, cioè stratosferici, spaziali, dei prodotti spaziali e che ti aiuteranno a trasformare la tua beauty routine. Quindi veniamo subito a cosa c'è dentro. Allora, ancora non ho provato nulla tranne un prodotto che era contenuto qui ed è una spazzola. Questa è di Wet Brush Pro ed è la Mini Detangler, cioè una spazzola mini che somiglia un po' come genera la Tangle Teaser. Ha la funzione di riuscire a pettinare i vostri capelli senza spezzarli, quindi riduce i rischi di rottura dei capelli. Io questa l'ho già provata. Devo dire che come formato io non la trovo neanche troppo minima. Io non ho una capigliatura da leonessa, insomma, i miei capelli sono sottili, sono tendenzialmente lisci e tendono comunque a proprio per questo motivo a fare dei nodi e queste spazzole le trovo fantastiche. Io ho una Tangle Teaser e questa la trovo molto molto buona. È un ottimo prodotto e che può essere portato facilmente in borsetta. Forse avrei preferito una custodia magari per proteggerla di più. Questa andrà messa in un sacchettino perché insomma in una borsa normale come la mia, tipo borsa di Mary Poppins, immaginate cosa ci può essere all'interno e quanto si può sporcare questo prodotto. Mi raccomando, tenete sempre le spazzole ordinate e pulite e lavatele. Con questa non ci sono problemi. Devo dire che le setole sono davvero morbidissime. Sono contenta. Questo secondo me è il prodotto migliore di questa box. E, piccolo inciso, tanto me lo chiederete, volevo dirlo all'inizio, mi sono dimenticata il rossetto che indosso. Mi piace moltissimo, è una new entry, è il 127 della serie Gossamer Emotion, sì, di Kiko, che ho comprato proprio ieri con l'offerta 2 più 2, e cioè prendi due rossetti e due te ne regalano. Quindi ne ho presi quattro e quindi vi parlerò di rossetti.
Questo è quello che sto indossando, che è un color, così è molto sparato, c'è la luce, ecco, così lo vedete abbastanza bene. È un bellissimo color, non saprei definirlo, un mix tra l'uva e il fragola, il 127, ed è un rossetto cremoso che quindi rimpolpa le labbra, le riempie anche. Aiuta a preservare l'idratazione nelle labbra, però al tempo stesso dura anche parecchio come colorazione, cioè non svanisce molto facilmente. Allora andiamo avanti con quello che c'era all'interno. Allora, sempre l'editoriale, la rivista Elle di UK, dell'Inghilterra, quindi scritta in inglese questa rivista, con Cara Delevingne in primo piano e qui dietro abbiamo la pubblicità di Black Opium con questa, e ora non ricordo il nome, Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, questa attrice, che è la testimonial del nuovo, cioè la nuova testimonial di Black Opium e dentro insomma l'editoriale del mese di ottobre. Tra i prodotti che ho trovato all'interno, questa maschera di coreana in tessuto di questo brand famosissimo che è OK Life. Trovate anche le informazioni del brand qui. Scusate, qui le informazioni del brand ed è una maschera illuminante, Illuminating Holographic Sheet Mask con acido ialuronico e olio di limone, citrus oils. Interessante, made in Corea. E olografica perché vedete qui c'è questo disegno tutto un po' spaziale, questa è illuminante, va tenuta dai 10 ai 20 minuti e quando l'avrò provata vi farò sapere. Mi sembra che queste si trovino anche, non vorrei sbagliare, anche da OVS, queste maschere possibile o da Sephora. Ditemi un po' voi, io comunque in giro le ho viste. A proposito, è arrivata Sephora. Come si dice quella nel mio centro commerciale dove vado io a Euroma 2, quindi per chi è di Roma Sud sappiate che trovate Sephora al centro commerciale Euroma 2 è la fine. E sono andata, piccola digressione, tanto questo è un video chiacchiera, sono andata già 2 volte e sono riuscita a non comprare nulla, non so come ho fatto, veramente, non perché io sia veramente brava e non sia una peccatrice, ma non so, sono andata prima così a curiosare, a vedere un po' e poi credo che approfitterò, insomma, quando ci sono degli sconti interessanti, ma ho usufruito del Brow Bar di Benefit, cioè mi sono fatta le sopracciglia che poi comunque queste sono fatte 2 giorni fa dall'estetista di Benefit. Comunque sia, non mi stravolgono mai la mia forma, me la rendono molto più, solo più ordinata. A me piace personalmente la forma naturale delle mie sopracciglia e sono veramente, veramente brave. Penso che ogni tanto si possa fare, insomma, io dall'estetista non vado praticamente mai, quindi mi sono concessa questo regalo. Allora, maschera in tessuto coreana, ovetto EOS, il Crystal, questo è un famoso ovetto, è ancora chiuso, non l'ho aperto, un lip balm che ha questa forma, è un burro di cacao, è molto famoso questo mi sembra anche da Sephora si trovi, comunque sicuramente tutti questi prodotti li trovate in vendita su Look Fantastic e questo è con vaniglia e orchidea, wax free. E con 5 oli nutridenti. Ho sentito sempre parlare molto bene di questi lip balm e vi farò sapere quando li troverò. La scatola veramente ha un colore bellissimo, questo tipo di viola. Allora, un prodotto full size di make up. Anche gli altri sono full size, insomma. Anche se questa non è una delle mie box preferite, però devo dire che ci sono delle chicche. Un ombretto di The Balm. Io non avevo mai provato nulla di The Balm e questo è l'Alternative Rock. Come si chiama? Alternative Rock, penso. Pink Fluorite. È un grigio taupe satinato, bellissimo, veramente un colore elegantissimo.
Ve lo faccio vedere qui, guardate, è meraviglioso questo colore, davvero davvero molto bello, e secondo me questo è anche portabile, tutto sommato, me lo immagino anche su tutta la palpebra, mobile, basta, mascara, matita e via per una serata, ovviamente. Però se avete la carnagione chiara va bene anche per il giorno, su di me spara un po' questo, quindi avendo io la carnagione molto scura magari è un po' azzardato, ma è veramente bello. E take it for granted, cioè che è un gioco di parole, take it for granted, insomma, normalmente, no, dare per scontato dovrebbe significare, The Balm gioca sempre un po' con i doppi sensi e sono contenta di provarlo. Poi un pennello per il make up, questo è un pennello per ombretto, cruelty free, vegano, qualità professionale di War Paint, no, look good, feel better, poi c'era questo hashtag War Paint for Life, show your support, cioè a favore di questa campagna War Paint for Life, non so di cosa si tratti, ma immagino sia contro la guerra, non so. E questo pennello non l'ho ancora utilizzato, ora lo apro insieme a voi, così ve lo faccio vedere. Mi sembra un pennello, sì, angolato da ombretto, è un angled blend, ok, mi sembra, c'è scritto un angled blending brush, cioè un pennello angolato per sfumare, quindi questo serve per quando vogliamo sfumare ad esempio la parte esterna. A proposito, mi sono truccata con questo colore, questi colori che vedete qui, interno ed esterno, con la palette di Make Up Revolution, ultima, quella sui toni del cherry. Molto molto bella. E questi ombretti sono fantastici, devo dire, per il prezzo che hanno sono buonissimi, cioè non cadono, non fanno fallout. A me personalmente non vanno non si sgretolano. Io non metto mai, devo comprarlo, non metto primer negli occhi se non un velo o di correttore o di fondotinta. Mi durano tutto il giorno questi ombretti, cioè incredibile. Alcune palette di Make Up Revolution costano 5 euro. Allora, questo pennello mi sembra molto carino, non bastano mai i pennelli per gli occhi e quindi sono ben felice di averne uno nuovo. E poi questa crema per le mani di Polar. Questo è un brand molto molto interessante. Io sto utilizzando una crema viso di Polar alle vitamine che mi piace proprio tanto tanto. Questa è alla crema di Lapponia, questo brand che si ispira al Polo Nord. E presumo che sia una crema per nutrire le mani. E va bene, questa ancora non la apro, è sigillata, non la apro perché ho più creme mani aperte che creme viso, crema corpo in utilizzo, e io utilizzo davvero poco la crema per le mani, quindi cercherò di fare la brava. Aspetterò un po'. Questo era il contenuto di questo mese per la Look Fantastic Box e noi ci vedremo al prossimo mese.